Ciao a tutti, bentrovati in questa nuova puntata di Autorivoluzione. Il format, ormai lo sapete, esce il giovedì mattina alle 6 e parliamo di autoproduzione con varie persone. Oggi siamo in compagnia di Katia. Ciao Katia, benvenuta. Ciao Francesco, ciao a tutti. Allora, come sapete, Katia è esperta nell'autoproduzione di cosmetici. Noi qui parliamo di autoproduzione a 360 gradi perché siamo convinti che sia una forma di rivoluzione molto importante da attuare nei confronti del sistema, degli obblighi, della direzione che ci vuole dare il sistema in maniera più o meno forzata. E anche nella cosmesi, anzi, mi verrebbe da dire soprattutto nella cosmesi, ecco, questa forzatura, questo condizionamento è estremamente forte. E allora oggi vogliamo porre l'attenzione su un particolare, soprattutto sul fatto che il mercato ci offre una quantità di prodotti davvero enorme, ci ha convinti in qualche modo che abbiamo bisogno di un prodotto specifico per ogni cosa, veramente per ogni cosa, quando in realtà non è esattamente così. Giusto, Katia? Non è proprio così. Esatto. Direi, sì, direi anch'io che non è proprio così, nel senso che in alcuni casi è vero che i prodotti devono essere specifici, adesso magari nel chiacchierare faremo qualche esempio, però in realtà il fatto che ci siano tantissimi prodotti è veramente un'operazione di marketing, io me ne sono accorta proprio anche direttamente, è un'operazione di marketing per aumentare il consumo, per aumentare le esigenze indotte nei consumatori. Spesso è necessario un solo buon prodotto che svolga tantissime funzioni, quindi questo anche per un discorso etico del consumo di plastica, delle confezioni, no? Per Certo. evitare di aumentare proprio anche lo smaltimento dei vari packaging, che però, come sappiamo, sono una componente fondamentale della vendita di un È prodotto, chiaro. insomma. Ma però, diciamo, vendere un unico prodotto non sarebbe conveniente per il mercato e per i produttori, perché chiaramente se una persona si può risolvere una serie di questioni, non li chiamerei problemi, li chiamerei una serie di esigenze, ecco, Esatto. con un unico flacone, chiamiamolo così, questo costa di meno alla persona e quindi fa guadagnare di meno alla società, che non questa sia convinta del fatto che per uno specifico trattamento gli serva per forza una cosa, per un altro un'altra cosa, che magari poi di fondo contengono magari lo stesso principio attivo, oppure comunque le stesse sostanze, oppure non lo so, magari si differenziano per sostanze che sono irrisorie rispetto al tipo di trattamento, no? Sì, il più delle volte è così, in effetti. E il mercato ci marcia molto su questa cosa perché ovviamente lo vediamo tutti i giorni e chi va al supermercato si rende conto che le corsie dedicate a questi tipi di prodotti sono, non dico tanto colme di prodotti quanto, non so, quelle dove sono le farine o altre cose, o il banco dei salumi, ma poco ci manca, no? E allora, non lo so se dal punto di vista del mercato, magari ci puoi fare una piccola, non so, una piccola panoramica su, non so, tutti i prodotti che ci sono, non so se hai magari un'idea di, e quanti di questi sono Sì. inutili per i trattamenti, non so se c'è si può dare una visione generale, no? Per spiegare un po' alle persone, se possono magari rinunciare a qualcosa e pensare solo di acquistare un unico prodotto o dopo magari ne parleremo dopo autoprodurlo. Non so se c'è una Sì. direzione che si può dare generale. Sì, guarda, allora, innanzitutto io anche a dispetto di quello che faccio, nel senso che praticamente mi autoproduco tutto, in realtà questi scompartimenti dei supermercati li frequento abbastanza spesso perché spesso mi viene chiesto anche dalle persone ma cosa ne pensi di questo prodotto? L'hai visto? L'hai provato? Hai visto gli ingredienti, eccetera? E quindi diciamo che quando vado a fare la spesa normalmente delle mie materie prime alimentari vado anche a dare delle occhiate in Eh questi certo. settori, in questi scomparti. E devo dire la verità che faccio veramente fatica a trovare il prodotto che mi chiedono perché la quantità di prodotti esposti è sterminata, no? Mille colori, mille confezioni diverse, spesso i prodotti sono mescolati, no? Detergenti insieme alle creme, Come si eccetera. fa a orientarsi lì? Ecco, per orientarsi allora non è facile perché è una giungla vera e propria,
E poi in realtà nei supermercati veri e propri prodotti multiuso non si trovano effettivamente, a meno che non si vada nella corsia dell'ecobio, cioè di quei prodotti che come confezione sono un pochino più sfigatelli, diciamo, colpiscono meno l'occhio, però in genere sono abbastanza multiuso, ecco, cioè si trovano detergenti, creme multiuso. Quindi già un primo trucco, scusa, sarebbe quello di dire non facciamoci fregare, non guardiamo ad altezza Assolutamente, occhio su quelle assolutamente, confezioni molto vistose, assolutamente. ma. Quelle sono le basi proprio, quelle sarebbero le basi della scelta, perché sappiamo tutti che anche in campo alimentare, Certo. no, vengono messi ad altezza occhi media, diciamo di un'altezza media di una persona, le cose che devono essere vendute di più e le altre invece vengono messe in genere nascoste oppure negli scaffali più inaccessibili. Quindi E guardiamo là, spesso guardiamo nelle zone un po' più nascoste, giusto? fuoriate. Esatto, e soprattutto non facciamoci ingannare magari dai colori, dalle super confezioni, perché in genere i prodotti buoni ancora adesso, buoni come ingredienti, intendo anche come prezzo, sono molto, come dire, umili nella confezione, ecco, sono molto Certo. poco colorati, con un packaging molto contenuto, insomma, per evitare anche gli sprechi. E, vorrei dire due cose però sul discorso dei prodotti multiuso, Sì. perché c'è da fare un'attenzione un po' particolare a cosa sono i prodotti multiuso e quali tipi di prodotti è consigliabile prendere e quando invece bisogna usare un prodotto più specifico. Certo. Perché poi i cosmetici non sono ovviamente come dei medicinali, però molti hanno il loro uso specifico che è giusto tenere presente. Allora, per prodotti multiuso si intendono di solito, come dice la parola stessa, dei prodotti che possono essere usati per più funzioni, quindi un unico prodotto che può essere usato per più funzioni o per più parti del corpo. Quindi, ad esempio, un detergente liquido, può fungere da shampoo, doccia schiuma, detergente intimo, sapone mani, per dire, struccante, eccetera. Però, ecco, per essere multiuso deve avere almeno alcune caratteristiche di base, diciamo così, per orientarsi. Intanto è meglio che abbia ingredienti naturali, e ormai, vabbè, questo faccio un po' senza dirlo, poi parleremo meglio del discorso ingredienti e Anche formulazioni magari in un prossimo guardiamo, video. spieghiamo come guardare sulla confezione Bravo, l'ingrediente, no? esatto, anche tipo come si può leggere l'INCI, insomma, anche a livello base, la lista degli ingredienti. E un parametro da tenere in considerazione è il pH, perché ad esempio, spesso molte persone che hanno fatto anche dei miei corsi mi dicono: ma se io uso ad esempio il doccia schiuma per le parti intime o sugli occhi è molto aggressivo, mi dà fastidio, no? Anche se è un doccia schiuma magari neutro o comunque delicato. Questo succede perché le mucose hanno un pH diverso, quindi una reazione, diciamo, chimica acida, scusate, diversa rispetto al resto della pelle e sono meno protette. Per cui se vogliamo prendere un prodotto multiuso che faccia da detergente per tutto il corpo, quindi anche occhi, parti intime comprese, è meglio prendere un detergente molto delicato a pH debolmente acido, quindi 5,5, le famose pubblicità Certo. che si ricorderanno molti di quelli che hanno la nostra età dei detergenti intimi, eccetera. E quindi ecco, stare attenti un attimo a queste cose, no? Perché se prendo un detergente a pH neutro, quindi sul 7 come pH, potrebbe essere aggressivo, ad esempio, da usare in tutto il corpo. Stare attenti anche che non siano troppo aggressivi dal punto di vista dei tensioattivi, quindi della parte detergente vera e propria, perché potrebbero causare poi nelle parti sensibili come gli occhi, il contorno occhi, eccetera, anche delle screpolature, insomma. Per Certo. cui c'è da fare un pochino di attenzione a questi pochi parametri, in realtà, queste poche caratteristiche su cui invece il mercato punta molto, no? Per creare tutta la variabilità inutile che poi vediamo in giro, insomma, ecco. Certo, scusa, e invece dicevi invece i prodotti specifici, invece quelli dobbiamo essere più consapevoli, cioè non lo so, ad esempio Sì. uno shampoo più adatto, cioè quali sono secondo te i prodotti
sui quali una persona dovrebbe focalizzarsi invece nella specificità. Cioè, non so, lo shampoo, ad esempio, è meglio usarlo generico oppure meglio usarlo specifico? Oppure detergente intimo è meglio generico o specifico? Non so, ci sono due o tre indicazioni che si possono dare. Sì, certo, sì, assolutamente. Allora, diciamo che per lo shampoo soprattutto è indicato usare uno shampoo che sia adatto al proprio tipo di capelli, Sì. quindi non solo se sono grassi, secchi, con la forfora, quindi le caratteristiche più generali, ma anche al tipo proprio di capello, se è lungo, se è crespo, eccetera, no? Insomma, Certo. questo per facilitare anche un discorso di, diciamo di cura. Di manutenzione, passami il termine del capello. Chiaro. Una cosa a cui c'è da stare sicuramente, da tenere sicuramente presenti è che alcuni prodotti multiuso, come accennavamo all'inizio, sono effettivamente efficaci e hanno il loro utilizzo e la loro ragion d'essere, diciamo, Sì. ecco. E anche tenere presente le caratteristiche della pelle. Ad esempio, se uno ha una pelle mista, non può mettere delle creme troppo grasse, quindi quelle che vanno bene per le mani o per i piedi, metterle anche sul viso perché si riempie di brufoli nel giro di pochi giorni, o comunque ha dei fastidi, dei pruriti, eccetera. Anche se sono eco-bio, perché comunque non sono adatte come tipo di consistenza. Quindi il consiglio principale che do in generale è quello di imparare un po' a conoscersi, a Certo. conoscere la propria pelle e i propri capelli. Che cambiano comunque con l'età, perché le caratteristiche ovviamente l'abbiamo già visto anche noi, almeno parlo per me, che Sì, cambiano sì, molto sì, sì. con l'età, insomma, anche il grado di idratazione della pelle e dei capelli cambia molto. Un'altra attenzione che c'è da porre, questa va un po' più nello specifico, diciamo, però spesso la ricordo, è che i prodotti, ad esempio, per gli occhi, per il contorno occhi, sono da utilizzare se uno, se uno ha bisogno di quella specifica, diciamo, trattamento, sono da utilizzare proprio quelli specifici perché hanno delle formulazioni che non irritano gli occhi, mentre ad esempio le creme viso, magari perché sono troppo grasse, magari perché hanno profumazioni o qualsivoglia motivo. Se messi ad esempio nella zona del contorno occhi possono farli gonfiare oppure farli lacrimare, eccetera, anche se sono magari buonissime come formulazione. Quindi diciamo praticamente, allora, attenzione alle creme viso, attenzione al contorno occhi, attenzione ai detergenti per le parti intime e attenzione agli Esatto, shampoo. Quindi su queste cose sì. è importante conoscersi, guardare un po' come reagisce il nostro corpo e quindi poi, certo che non è facile, no, informarsi perché ad esempio penso io, se ho una reazione alla pelle, se un prodotto mi dà una reazione, come faccio io a capire se è stato... Cioè, qual è il prodotto invece che devo scegliere, no? Ho un po' di... Io immagino che anche le persone si stiano chiedendo, ma se, non so, ad esempio, parliamo proprio della crema viso. Cioè, è sufficiente guardarlo dal punto di vista pratico? Cioè, se mi accorgo che una crema che sto mettendo sul viso mi fa venire i brufoli, come dicevi ad esempio, allora bisogna cambiare a quel punto. È semplicemente così, cioè è una cosa visuale che si può prendere come parametro. Sì, allora diciamo ci sono diversi gradi insomma di Sì. questo aspetto, nel senso che se una persona ha proprio un problema dermatologico, tipo un'acne diffusa, insomma, o la psoriasi, adesso non Sì. so, non mi vengono in mente questi esempi, è meglio ovviamente che si rivolga a un medico specializzato, a un dermatologo che gli sa indicare magari Certo. se la causa è allergica, se borroica, eccetera. Quindi in quel caso lì è meglio fare una visita se per una persona è proprio un problema. In caso di qualche piccolo cambiamento, non so, noto che ho cambiato crema oppure ne ho formulata un'altra e la mia pelle tende a lucidarsi, a ingrassarsi di più e Ok. mi dà fastidio, allora ok, posso ricondurre questo fatto all'utilizzo della crema recente e allora magari in quel caso ne cercherò una di formulazione un po' più E leggera. quindi il parametro principale su cui regolarsi comunque rimane il pH, cioè proviamo a cambiare. Rimane il pH e la consistenza, e nel caso dei detergenti, e la consistenza nel caso della crema, soprattutto la consistenza, cioè il tipo di crema. Di solito c'è scritto sulla confezione, cioè non è necessario accorgersene dalla lista degli ingredienti, c'è scritto crema viso leggera oppure crema viso per pelli tendenti al grasso,
Quindi insomma, già lì ci sono delle Certo, indicazioni per cui certo. si può Comunque è regolarsi. importante porre l'attenzione, stare attenti, perché alle volte siamo magari convinti di comprare chissà che prodotto super costoso, che ci Ah no, sì, sicuramente quello farà miracoli, e assolutamente. No, invece. no, assolutamente, esatto. E anche lì, ovviamente, stare attenti. Ormai chi ci segue l'ha capito perché io faccio un po' di terrorismo, tra virgolette, blando su questo aspetto, però stare molto attenti al discorso marketing, consigli, prezzo, eccetera, perché spesso anche le commesse, le venditrici, no? Anche le farmacisti, i farmacisti a volte, parliamo anche al maschile. Pur di vendere il prodotto, cercano anche di mascherare un pochino gli effetti, che può dare questo prodotto, no? Mi è capitato di parlare con una ragazza una volta che mi diceva che, è andata appunto in una profumeria per comprare una crema specifica con degli attivi, non mi ricordo perché funzione. E dopo una settimana o due di uso costante di questa crema, pagata tra l'altro una fucilata, diciamo, ha visto che la pelle in realtà peggiorava parecchio. Quindi è tornata nel negozio e gli ha chiesto se, alle commesse, se per caso stesse sbagliando utilizzo, Per no? Oppure se ne caso. metteva troppa. Allora, di solito le commesse non sono comunque esperte nel C'è anche settore, questo da diciamo, dire, sono delle no? venditrici, no? Sono delle venditrici. Ormai anche i farmacisti spesso purtroppo, e quindi la commessa addirittura le ha detto, le avrebbe risposto: no, ma guarda, è l'effetto che fa all'inizio, perché la tua pelle probabilmente era intossicata da altri prodotti e quindi all'inizio si deve abituare a un prodotto buono. In realtà, quando io ho guardato l'inci di questa crema, era praticamente petrolio puro, che non riuscivo veramente a trovare una giustificazione neanche a un quinto del prezzo che avesse, perché gli ingredienti Certo. erano veramente super scadenti. C'era qualche principio attivo buono, ma in quantità irrisorie, per cui le faceva male per via della formulazione, no? Chiaramente. Poi sappiamo come funziona la formazione, purtroppo lo dico purtroppo a scapito anche degli stessi lavoratori, come funziona la formazione in questo caso quando c'è, ed è una formazione di mero marketing, cioè le commesse, i Assolutamente di commessi vendita, vendita, vengono, vendita, loro esatto. devono vendere, vendere, e sono tutti infatti frustrati, sono tutti comunque anche molto scocciati spesso, Sì, no? Giustamente perché devono fare un lavoro molto stressante, perché devono raggiungere un tot di vendite, devono cercare di cadere sempre in piedi, quindi appunto trovare anche delle scuse così che lasciano un po' il tempo che trovano, insomma, e quindi non possono neanche fare il loro lavoro in condizioni ottimali, no? Io immagino che anche un appassionato poi pian piano si stufi, ad insomma, della essere, ad professione. essere, ad essere trasparenti, uno addir potrebbe addirittura, voglio dire, no? Andare contro i propri principi, cioè una persona è costretta a vendere perché questo gli richiede il mercato, gli richiede il suo capo, ed è costretto magari a dire bugie, no? A dire sì, questa crema è fantastica, comprala perché è quella che costa di più, su cui l'azienda ha il rincaro maggiore. In realtà no, in realtà sta. E quando parliamo di lavori che sono dannosi per gli altri, voglio dire, non dico sono Esatto. inutili, ma anche dannosi per gli altri, possiamo annoverare anche casi come questi dove. Questo rientra, certo, non è ovviamente fra i più dannosi, nel senso che tutt'al più può portare dei fastidi, però sicuramente eticamente è Non stiamo facendo dannosissimo, del no? bene di certo agli altri, vendendo il prodotto Assolutamente. sbagliato e dicendo agli altri bugie sul fatto che non ci sono risultati perché è la pelle, no? Non ci sono risultati perché stai mettendo in faccia petrolio. Ma questo addirittura È succede per le incredibile. allergie, se ci pensi. A me adesso è venuto in mente questo aspetto, intanto che ne discutevamo, no? Per esempio sulle tinte per i capelli, no? Possono causare delle reazioni allergiche anche gravi, tipo shock anafilattico, insomma Certo. dermatiti, insomma pesantine, eccetera. Quindi non c'è da scherzare, voglio dire, non è che sono prodotti pericolosi, sono comunque prodotti che negli anni sono diventati molto sicuri, però insomma le allergie sono soggettive, no? Quindi uno deve sempre provare, se sono allergico, io posso avere una reazione fortissima anche nel mangiare mezza fragola, È per chiaro, è esempio, no? chiaro. Che di solito sono innocue, quindi sono molto soggettive. Per cui importante sarebbe sempre passare il messaggio di provare quel tipo di prodotto prima di usarlo, no? Provarlo anche più volte. Ci sono tutte le indicazioni per i test da fare in casa. E spesso le commesse, pur di venderlo, io ho sentito dire: no, no, ma tranquilla, questo non ha ingredienti chimici. E quindi puoi usarlo tranquillamente, non può dare allergie, cosa falsissima, perché in realtà sono prodotti
che possono scatenare allergie Sì, soggettive. invece ci Quindi sono in prodotti. realtà, cioè, il danno ci può essere, anche un danno Sì, pesante, certo. Cioè, le ovviamente. allergie vengono da prodotti anche super naturali, ma basta pensare con le fragole Assolutamente. che hai citato, basta pensare ai pollini, no, in generale. Sì, Senti, quindi questi assolutamente. praticamente alla fine questi prodotti multiuso per il mercato stesso non sono convenienti, non sarebbe neanche conveniente che venissero venduti, per questo motivo hanno tipicamente anche prezzi abbastanza elevati, no? Dicevamo, perché il Sì. mercato è più conveniente al mercato venderti una schifezza a poco o tante schifezze a poco, piuttosto che un unico prodotto è più consapevole, tra Esatto. virgolette, e quindi vale la pena farseli in casa a questo punto, giusto? Sì, torniamo sempre un po' a tirare l'acqua al mio Eh beh, mulino, ma nel senso che, l'autoproduzione è la no, soluzione, non esatto, c'è al altro da nostro dire. mulino, diciamo, di tutta la comunità, esatto, nel senso che sì, in questo caso, anzi, forse i prodotti multiuso, vale veramente la pena crearseli ancora oggi, perché il mercato offre delle alternative buone a livello di formulazione nell'ecobio, no? Nei prodotti quindi naturali. Anche quelli soprattutto certificati, però diciamo che per il mercato comunque di questi prodotti, per rifarsi della mancata vendita di una vasta gamma di prodotti, alza il prezzo del multiuso che vende. Certo. Quindi, se invece che vendere 5 prodotti per il viso ne vende uno solo che fa 5 funzioni, alzerà il prezzo di questo unico È prodotto, no? chiaro. Chiaramente perché. Devono comunque, insomma, sono comunque aziende che devono fatturare, per cui succede un po' questo giochino di mercato. Quindi in realtà farselo in casa è ancora la scelta migliore, non solo perché sappiamo cosa ci mettiamo dentro, ma appunto anche per il prezzo e anche perché spesso i prodotti multiuso sono molto semplici anche come tipo di ingredienti utilizzati. Quindi quindi, ad esempio, se si prepara in casa un bifasico, io nel mio canale in Cosmetic Island ho fatto vedere la preparazione di un bifasico mettendo anche la ricettina, quindi un composto di acqua e Sì. olio che non viene emulsionato, quindi mescolato al momento, ma poi le due fasi si riseparano, no? Quindi non è una vera e propria crema, un'emulsione chimica. Ma bisogna tutte le volte riagitarlo per poterlo utilizzare. Però è un prodotto molto comodo perché è facile da preparare, si prepara freddo ed è utile per tantissime funzioni, perché può diventare un idratante, può essere uno struccante, può andare bene per i bambini, ad esempio, dove hanno delle screpolature o delle irritazioni da pannolino. Quindi, insomma, è un prodotto che è trasversale anche nell'utilizzo di una famiglia, per esempio, Allora no? lo lasciamo poi qua sotto in descrizione, no? Il Sì, link assolutamente, al assolutamente. video Link al video, della sì, produzione di questo prodotto dove che... lì c'è proprio anche la preparazione fisicamente, ma è molto semplice, insomma. Come preparazione, però, c'è anche quella. quindi in modo tale che le persone possano andare a dare un'occhiata e magari farselo in casa. E su questo non c'è nessun problema, no? Di sicurezza, giusto? Perché mi sembra molto No, semplice. no, guarda, proprio nella sua formulazione base è puramente acqua e olio vegetale, quindi lì l'unica accortezza è stare attenti che non ci sia un'allergia particolare a qualche olio, ma di solito la persona la conosce già, Sì. perché sono tutti oli alimentari, quindi di solito la conosce già. E poi ecco, stare attenti magari se si vogliono utilizzare degli oli essenziali a non usare dei prodotti fotosensibilizzanti, quindi ad esempio gli oli di agrumi, no? Sì. Di arancio dolce, di limone, eccetera. Però le accortezze sono pochissime, ecco, assolutamente. Un altro tipo di prodotto multiuso che abbiamo visto è appunto lo shampoo solido, che può fungere anche da sapone per la doccia tranquillamente. È un prodotto che ovviamente formulato apposta può servire anche per gli animali e quindi insomma anche questo è un prodotto multiuso. Poi molti unguenti in generale, quindi non so, unguenti con dei principi attivi tipo l'arnica, l'artiglio del diavolo, possono poi essere usati per altre funzioni tipo per cicatrizzare delle ferite oppure per dei massaggi, insomma, gli usi poi sono molto articolati, insomma, a Certo. seconda del prodotto, e poi le creme, chiaramente, le creme che possono essere formulate in maniera tale da poter essere utilizzate sia sul viso che sul corpo, quindi magari con una media pesantezza, diciamo un grado
un contenuto di grassi medio, ecco, che possono essere usati sia sul corpo che sul viso. Per cui diciamo che in genere con 3-4 prodotti al massimo, proprio a volersi coccolare, diciamo, si possono soddisfare bene o male tutte le E esigenze, ecco. invece nei nostri armadietti di casa apriamo e Sì. non c'è l'infinito di cui magari ci siamo anche dimenticati, no? Perché alle volte c'è stipato Bravo. di tutto, è una cosa pazzesca questo. E ovviamente tutto questo Esatto. ancora una volta ci riporta alla questione ecologica, cioè non è per niente ecologico acquistare una marea di prodotti e quindi una marea di plastica, soprattutto dal punto di vista del confezionamento, ma anche ovviamente alimentare un'industria che per produrre tutto questo ovviamente sfrutta tantissime materie prime, produce un sacco di inquinamento, produce una marea di CO2 e quindi alla fine siamo responsabili noi, no, di tutto questo. Cioè, a me fa un po' impazzire questo cortocircuito strano che si viene a creare, non so cosa ne pensi te. Cioè, da un lato c'è il mercato che ci spinge a comprare tantissime cose, quindi diciamo, puntiamo il dito verso il mercato e diciamo, ah, è colpa del mercato che ci fa far così. Dall'altro c'è una grossa nostra grandissima mancanza di consapevolezza perché non ci interessiamo a queste cose e quindi la colpa però è anche un po' nostra, no? E tutto Assolutamente. ritorna, no? E forse quando fa comodo diamo la colpa al mercato, quando invece ci sentiamo più coscienziosi diamo la colpa a noi stessi. C'è un cortocircuito totale da questo punto di vista. Hai ragione, guarda, hai toccato un punto fondamentale, secondo me, su cui ruota l'intera questione, anche proprio vendita e consumo, no? Allora, guarda, secondo me è un meccanismo un po' delicato, nel senso che il mercato sicuramente è in grado di generarci molti bisogni indotti, quindi noi siamo effettivamente molto, molto inconsapevoli, mi ci metto dentro ancora anch'io per carità, siamo molto inconsapevoli come civiltà, però c'è anche da dire che siamo anche soggetti a dei meccanismi che non possiamo controllare, cioè loro sanno fare bene il loro lavoro, no? Loro Certo. intendo il mercato, sa fare bene il suo lavoro, quindi ci induce dei bisogni che effettivamente a noi sembrano quasi impellenti, no? Quasi primari, e quindi dobbiamo soddisfarli a tutti i costi. In più, io ci metterei dentro anche lo stile di vita che viviamo, no? Che in media è uno stile di vita molto frustrante, dove facciamo tutti i giorni attività per il 90% inutili e indesiderate, e quindi l'acquisto della tale cosa ci gratifica. Anche se poi in realtà dentro di noi sappiamo di non averne bisogno, no? Però ci gratifica perché, come dire, ci dà quella luce nuova alla fine della giornata, Eh no? sì. Oppure ci dice, cioè noi crediamo ingenuamente al messaggio che se compriamo quel tale prodotto, effettivamente la nostra vita, che è grigia e grana, migliorerà, no? Beh, li Quindi chiamiamo piccoli piaceri della vita, no? Il sì, che è triste, ci penso è tristissimo esatto. perché significa implicitamente ammettere che abbiamo una vita triste e quindi Esatto. dobbiamo aggrapparci a quelle cose per trovare un po' di luce, quando invece cavolo, dovrebbe essere il contrario, quelle cose non dovrebbero nemmeno esistere È e dovremmo vero. concentrarci su invece costruirci una vita felice, no? Da questo punto di È vista. vero, però la vita triste ce la fanno passare come una cosa Eh sì. normale, no? Ma la vita è così, no? Quante volte si è sentito dire? Sai che a volte era comico perché, cioè comico, insomma, perché era paradossale, perché lo dicevano anche i miei nonni, no? Che hanno vissuto una vita genuina, sana. Dicevano, ma la vita è così, in dialetto, dicevano, in dialetto del paese, no? E perché ti insegnano un po', nel loro caso, magari la religione e diciamo, la durezza della vita per altri aspetti, no? Dal punto di vista della vita che hanno vissuto loro. E invece a noi oggi viene passato anche come messaggio così, cioè di essere un meccanismo, una parte del meccanismo della società, Sì, no? sì, Cioè sì. noi tutti siamo degli ingranaggi e quindi tutti dobbiamo, diciamo, soffrire la nostra parte di sofferenza per un bene comune, no? Che poi in Anzi, realtà non esiste perché il bene comune è solo di chi si intasca i soldi, no? Quindi
anzi, Quindi a noi non porta nessun cioè, bene. anzi, è addirittura considerato, è pazzesco, non mi ricordo chi lo diceva, è considerato quasi un motivo di orgoglio, no? Direi, oggi ho Sì. fatto la mia parte, ho contribuito al tenere in piedi la società, a tenere in piedi il sistema, ho fatto il mio pezzettino. Non importa se questo pezzettino è perfettamente inutile, se ci hai speso tutta la Può anche giornata, tutto dannoso il a volte, come tempo. dicevi tu prima, giustamente. Ci sentiamo quasi orgogliosi di fare questo, no? E ovviamente poi tutto questo ha questi risvolti drammatici sull'ambiente e perché il consumismo poi fa pugni, no? Ah, con l'ecologia soprattutto, sì, assolutamente, ma con tutto, con lo stile di vita, con l'ecologia, con la con nostra salute. lo sfruttamento di animali, di persone, cioè è veramente un meccanismo infernale il consumismo. Posso secondo me proprio usare questa parola perché è veramente solo a favore di pochi che detengono comunque il potere da quel punto di vista, no? Sì, ah, In sì. realtà peggiora le condizioni del 90% degli esseri viventi, quindi è incredibile come siano stati bravi però a far passare il messaggio che invece è giusto che le cose vadano È così. pazzesco, E è quindi, pazzesco. ad esempio, l'aspetto, io me ne rendo conto, soprattutto da quando tengo corsi, comunque mi confronto con le persone, che l'aspetto cura del corpo e bellezza è usato proprio come panacea per migliorare la vita, come dire, sì, ma se tu lavori tutto il giorno, fai delle attività che non ti piacciono, però poi ti puoi permettere la crema che ti fa venire la pelle di porcellana, trucchi costosissimi, trattamenti costosissimi, la tua vita migliorerà di sicuro, no? Come se l'immagine desse un riflesso dell'interno e non il contrario, no? Ah, che anzi, Cioè è il contrario. producesse Cioè. benessere all'interno, esatto, e non il contrario, non che il benessere dovrebbe essere riflesso E all'esterno, poi c'è tutta quella no? Quindi. parte che è complementare a quanto dici, cioè per poter accedere a certi ambienti, non so, arrivare ad un certo livello sociale, eccetera, e tutta quella parte dell'apparire è indispensabile, è considerato un valore essenziale, imprescindibile, e se non sei così, magari non sei accettato neanche in certi ambienti, no? E quindi, siccome i tuoi valori sono legati a quegli ambienti, sei praticamente costretto a dar seguito ad un mercato che vuole questa cosa. E quindi i nostri poveri prodotti multiuso fatti in casa non troveranno mai la luce per fin quando le persone saranno convinte Esatto. di tutto questo, è veramente pazzesco. E sai cosa è incredibile? Quando ne parliamo, veramente emerge in maniera così naturale questa cosa, così ovvia, no? Così scontata, così che dici: ma cavolo, ma com'è possibile non arrivarci a questa cosa? Basta mettersi qua, quanto tempo parliamo? 32 minuti, basta mettersi a parlare mezz'ora e Una mezz'oretta, già è tutto sì. chiarissimo, no? La direzione è già chiarissima, quella che bisognerebbe intraprendere per risolvere tutta una serie di problemi, tantissimi, no? Mentre parlavamo, quanti problemi ci sono venuti in mente correlati a tutto questo, no? Che si risolverebbero con un Assolutamente. gesto semplicissimo, rivoluzionario, no? Questa è la rivoluzione. Ma guarda, in realtà noi perché è vero, noi abbiamo questa consapevolezza data anche da una particolare sensibilità o esperienza di vita in questi settori, no? E noi intendo anche tutta la nostra comunità, chiaramente. Certo. Però ti assicuro che ti sarà capitato anche a te, come anche a tutti voi, che invece quando tocchi questi argomenti spesso vieni sempre riportato, diciamo, un po' nelle righe, no? Sì. Anche sul discorso lavorativo, quando tu dici: ma perché la gente non si accorge che vive una vita assurda, no? Il più delle volte passa ore e ore a fare cose che non farebbe mai. Molti ti guardano come dire: mamma, cosa, cioè quasi come se osassi dire qualcosa che non va detto. O comunque, cioè che sei tu che ragioni in maniera diversa dagli altri, quindi per forza sbagli tu, Sei no? Perché strano, sei sei la strambo. maggioranza, esatto. Sei strano per dirlo in una parola, anche no, non troppo offensiva, Sì, diciamo, ecco. come può capitare. E quindi in realtà purtroppo cose che di buon senso dovrebbero essere scontate non lo sono assolutamente. E Assolutamente. quello è un fenomeno interessante, eh. Io penso che i sociologi dovrebbero veramente occuparsi di queste cose Sì. invece che
di molte altre di cui si occupano, insomma, sarebbe un lavoro fondamentale, però ovviamente non fa così. fondamentale però poi per la felicità delle persone, no? In generale, perché poi alla Di fine. tutta la società, esatto. Ascolta, Kate, io penso che, come al solito, abbiamo spiegato molto chiaramente la questione, cioè molto chiaramente il perché ci rifilano 1.000 prodotti, quando in realtà in larga parte ce ne basterebbe uno. Si può autoprodurre in maniera molto semplice in casa, e quindi poi sul tuo canale ricordo di iscriversi a tutti quanti al canale, perché Kate ha tantissimi video interessanti e consigli da dare sul suo canale Cosmetic Island, soprattutto a chi è interessato appunto a queste tematiche. E lì ci sono svariate ricette, ve le lasciamo anche qua sotto nell'info box, così potete cliccarci direttamente, andare a vederla e farvi i vostri esperimenti in casa, che è anche molto divertente e gratificante. Abbiamo capito che dal punto di vista ecologico, ma anche della salute e della felicità delle persone, questa scelta è di gran lunga da preferirsi, almeno secondo quelli che sono i nostri principi di vita, perché noi non abbiamo la conoscenza e la sapienza infusa, no? Però diciamo, cerchiamo di dare dei consigli che siano utili alle persone, perché guardate, siamo qui, facciamo le cose gratis per tutti, nessuno chiede soldi a nessuno, è il nostro tempo regalato, e quindi abbiamo solo a cuore questo, no? Il fatto di fare qualcosa di buono per gli altri, con i mezzi che abbiamo e con le conoscenze che abbiamo. Quindi io, Katia, ti ringrazio tantissimo, è stato molto prezioso questo tuo contributo, e la prossima volta di cosa chiacchieriamo? Andiamo a vedere un po' sul nostro facciamo il Il nostro bel dentifricio. programmino, esatto, prossima volta parleremo un po' del dentifricio fatto in casa, quindi della preparazione del dentifricio, la cura dei denti, della bocca, eccetera. E è un argomento a cui tengo molto, molto interessante, anche perché in realtà è uno dei prodotti meno fatti in casa, meno autoprodotti, perché si pensa che sia impossibile o comunque molto difficile farlo in maniera efficace, in realtà non è vero. E anzi, esce un prodotto molto efficace che si conserva bene, per cui non vedo l'ora di Oh, parlarne. là. Allora, ragazzi, se siete, come spero siate, interessati a questi argomenti, secondo noi importantissimi per la vita delle persone, con Katia ci vediamo tra qualche settimana con questo nuovo appuntamento, perché sapete che alterniamo un po' poi vari appuntamenti con varie persone. Allora, Katia, grazie mille. Grazie a tutti voi, grazie Francesco per la bellissima chiacchierata e a A prestissimo! prestissimo.